In questo video di cucina. Pulisci tu poi, Che benessere. Beh, ogni tanto animalini male bisogna essere gentili nei confronti della propria ragazza o genitore. Quindi mi raccomando, prendete spunto dallo chef Anima, godetevi tutto il video e buona visione. La tappa. Ho fame. Non ho voglia di cucinare. E ora ci penso io. Brava, pensaci tu. Come sempre non hai voglia di cucinare comunque. Che strano, Pronto? Sì. Sì, a parte la coda di mirta, avrei bisogno di uno chef a domicilio, preferibilmente maschio, bello e palestrato. Specialità? Pesce. Pesce, faccia lei. Buono. Buono. Fresco. Fresco. Ok, sì, sì, Milano, via. Le dita dal naso. Via le dita dal naso. Citofono? Brutto e vecchio. Brutto e vecchio. Non giovane palestrato. Sono il nostro i nomi dei citofoni. Brutto e vecchio. Sì, mio marito fa vecchio. Io ma che marito? Mi raccomando, pesce fresco. Sennò mio marito qui. Ma che vuoi? Lo vuoi anche te? Mangia bene. Grazie. Ciao. 9:20 e ancora qui non si vede nessuno. Speriamo almeno che sia bello, alto, palestrato, super figo come ho chiesto. Oh, alla buona ora. Chi è? Pesce? Chi è, amore? No, aspetta. Scalzo. Alto, bello e palestrato. Sono io, amore. Ciao. Ma scusami, che era arrivato quello vero, gli ho fregato. Ah, avevi paura che... Stasera la cena la preparo io. Stasera tu prepari da mangiare a me? Sì. L'hai chiamato tu, l'hai chiamato lo chef, no? Amore, ma che ne dici di andare qui a fianco alla pizzeria, quella buon gustaio? No. No, ok. Devo dire anche lo chef è qua. Mi ha chiamato mio papà se ci invita fuori a cena. No, ho detto che ti cucino io, amore mio. Ti amo tanto, ti preparo una cenetta. Ma mia mamma perfetta. Ha detto che se sì. Volevamo ci abbiamo un buono per il ristorante di pesce che c'è qui all'angolo. Ok, però domani, rimanda. No, che ho sbucciato la cipolla ieri e mi viene un po' amore, da piangere. Guarda, ho preso un po' di qui. Un po' di qui. Ci abbiamo tutto per cucinarla, ce l'ho. Aia, me l'hai tirato su un piede. Amore, io mi fido di più se cucini tu, Crimi. Scherzo. Guarda, abbiamo il tonno. Sai perché abbiamo il tonno? Perché l'hai comprato tu. Esatto. Buono. Non vorrei buttarlo via. Poi prendiamo un po' di qui, che sono i fusilli. Per cuocere l'acqua, come si cuoce? Prima di tutto le caccole, certo, quelle sono importanti. È un momento di riflessione. Per cuocere l'acqua, amore, devi prendere la pentola. Vabbè, comunque questi sono nuovi. Qui metti l'acqua dentro qui. Ma non me lo devi insegnare a me come si fa, hai capito? Lascia lavorare lo chef. Che meraviglia. Adesso mettiamo un po' di qui. 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 Che? Qui. Qui. Ok. Non preoccuparti, oggi però mi stupirò e ti stupirò. Speriamo. Se tu non vai via di qua ti cucino. No, non si cucina un gatto. Sì, guarda, adesso fai un... Quanto? Un po' di que. Forse era un po' troppo. Ok. Avrei messo 5. E questo perché? Aromatizzare. Per chi non lo sapesse, la scatarrata nella pentola è aromatizzare. Certo. Tranquillamente. Guarda qua, il trancetto di tonno. Sai perché si chiama tonno? Perché è stupido che è stato pescato, se non era un tonno non moriva. Pronto? Davvero? Che succede? La Nicole si è rotta un piede. Devo venire lì adesso? Arrivo. Non è vero, non se l'è rotta un piede. Bugiarda, adesso, dopo! Prima mangia da me. Visto che mi vuoi trollare, adesso ci penso io a te. Mi stupirò ancora di più. Non preoccuparti. Una pesca tarrata. Però oggi non ci limiteremo solo a fare il primo, faremo anche un secondo perché la cenetta romantica per il mio amore. No, ma amore, a me va bene solo il primo. No, 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 facciamo anche il secondo. No, no. La salmone dell'Esslunga. No, ma io l'ho comprato. Un po' di qui. Ma amore, quello era. Un po' di qui. Un po' di qui. Cos'è sta roba? Non ti preoccupare, se il cibo non è buono ti faccio ubriacare così. Anzi, ti faccio ubriacare prima così il cibo qui è buono. Un po' di qui. Un po' di salame, no, amore? Sì, non preoccuparti. No, perché lo vorrei. Tu lavi i piatti. Almeno mangio qualcosa di decente. Te l'ha tirato in testa tua mamma quando hai combinato qualcosa con questo tagliere? Boh. Poi prendiamo qui. Aspetta, uno o due? Ma io devo saperlo, tu sei lo chef. No, dimmi uno o due. Due. Ok, allora questa. Non sa mai. Cioè, ma, sì, vabbè. Poco lento. Devi vedere come... Come cuce... Come cracco?
No, no, come quando metti il porco a cuocere a fuoco lento. Il porco non si mette a cuocere. No, cioè, il porco sei tu. Non si mette. Devi sapere che qua, cioè, allora, quando un uomo torna a casa con il vino, ti vuole fare la cena, solitamente si... come si dice? Non lo so, non, grazie. Sì, e poi? Ti amo. Ah, ti amo. E poi magari... Ma perché hai preso questo vino per farmelo bere a me, perché mi ami? In realtà costa 3 euro all'Eurospin. Ah, fantastico. Mamma, ti prego non guardare questo video. Non è così lui. Comunque questo qua lo apriremo alla modalità Surri. No. Però noi, visto che siamo più creativi, lo apriremo con un mestolo. Non l'ho mai fatto, amore. Pulisci tu poi, Boom! Amore, hai visto? È tutta una sorpresa, non preoccuparti. Sì, ma era una sorpresa anche per te. Stai dubitando cosa di me? Cosa stai prendendo qui? L'olio, ma non c'è l'olio quello buono? Dov'è un po' di qui? Un po' di qui fa schifo. Quello, l'altro, dov'è? È finito. Eccolo qua. Sai di chi è st'olio? Di Stefano. È il babbo di Stefano. Quindi diciamo che lo inauguriamo adesso. Così. Come si apre? Che ne so, non l'ho mai aperto perché non ci riuscivo. Guarda che non rovesciarlo, sennò il babbo di Stefano si arrabbia. Non riuscivo ad aprirlo. Un attimo, devo fare il test. No, amore, non ti. No, amore, non ti puoi. Amore! È buonissimo. Il babbo di Stefano ne sa. Comunque, ne mettiamo un goccino. Ok. Un goccino. Sì, rende tutto più buono l'olio. Si sposti, scusa. Intanto vai. L'acqua bolle, come puoi vedere, no? Ok. Guarda bene. Guarda bene. Ah, scusa. E come facevano gli antichi greci, in abbondanza. Cioè non si misura. Ma come non si misura? No, non si misura. Così va bene. Ah, boom! Ora ti faccio vedere un'altra tecnica molto figa. Allora, comunque, tutti questi ingredienti che sto aprendo saranno un mix tra primo e secondo piatto. Che meraviglia. Poi ti faccio vedere un'altra roba, guarda. Non fatelo a casa voi. E fatelo. Prima li devi lavare. Era un suggerimento. Se si cuociono non succede niente. Amore. Ti voglio far vedere una tecnica velocissima di come si sbucciano i pomodorini, ok? Sei pronta per vedere come si fa? Ho paura. Proprio velocissimo, guarda. Come diavolo hai fatto? Era semplice. A ecco posto. Perché sono chef. Sto per vomitare. Perché questo rutta? Ormai amore verrà una roba fighissima, non preoccuparti, guarda. Trancettino di salmone qua. Trancettino, guarda. Aspetta. Che è una bella sberletta. Immagino che te l'abbiano insegnato all'accademia. Sì, guarda. E cosa succede se gli dai sculacciata al salmone? Prende morbidezza, acquisisce morbidezza. Ah, scusa. Il sughettino pian piano sta andando, la pasta è quasi cotta. Avvicina l'orecchio. Al salmone, avvicina l'orecchio al salmone. Sono buono. Amore, mi ha detto che è buono. Beh, lo so, appunto. Ovviamente utilizziamo la cosa speciale, l'ingrediente speciale. Il tavernello da 3 euro. Il salmone al vino. Certo, non lo stai facendo davvero. Lo andiamo a sfumare. Sì. Tu non lo sai manco. Vediamo se sale, mi piace l'odore buono. Mamma mia, amore. È buono? Lo sale mi ha detto di sì. Comunque, un'altra piccola tecnica per migliorare la cottura. Scusa, giusto così. Sì. Un po' di sale e pomodori. Dopo, se c'è un preoccupare. Vuoi metterlo tu? Vabbè, te lo metto. Allora, la ricetta originale dice di no. Sinceramente, okay. Però vabbè, se lo vuoi lo faccio per la mia ragazza. Grazie. Non preoccuparti. Però la ricetta originale no. No, la ricetta originale, già il tonno è salato di suo perché arriva da. No, hai ragione. Capito? Ma tipo, visto che già è una roba mia, perché un po' di aglio. No. Ma guarda, la ricetta originale non lo dice. Però volendo, vogliamo mettere un po' di. Sì, mettiamolo, ok. E lo sai anche un altro metodo per sbucciare veloce l'aglio qual è? Quale? Arrivo subito. Amore, ha preso un martello. E ora lo spaccherà col martello. Sono così prevedibile. Sono la tua ragazza. A posto. Nessuno mi ha obbligato a fidanzarmi con lui. Cioè non è che mi hanno puntato una pistola alla testa e mi hanno detto fidanzati. Me lo sono scelta. Mamma mia raga, mi sto emozionando da solo. Ma almeno te. Amore. Sì. Qualcuno sta iniziando a sentire un odorino buono. Io te l'avevo detto. Io che non confido in te, diavolo. Che schifo, raga, c'è appena scatarrato dentro. Io che non confido più. Comunque, visto che ormai il primo praticamente è quasi pronto, alziamo un filettino il
la fiamma del secondo e adesso okay. ti stupirò. Comunque, qua direi che ci siamo, eh. L'hai assaggiata? Sì, vabbè, ma non è che va assaggiata, la pasta è buona finché non dici basta. E ora il tocco finale. Ovviamente abbiamo detto che andavamo a cucinare il salmone in una maniera un po' particolare. Abbiamo sbocciato la surri, quindi lo andiamo un po' a sfumare. Ma è una... Ma sì, fammelo ubriacare. È una tua ricetta o è... Non si possono dire i segreti di chef, sai. E ovviamente a sfumare insieme a loro le carotine. Così, in maniera randomica. Oh, sono un po' troppe. Ma le lime... Sì, quelle che avanzano, sì. Ormai, raga, è fatta, è quasi pronto e fidatevi che lei mi cadrà ai piedi, nel senso che morirà. Forza, papi, non vediamo l'ora di assaggiare il tuo cibo. Come sei messo, amore? Cosa stai facendo? No, nulla, nulla, tutto bene. Tutto bene? Sì, sì. E sto ammorbidendo il tonno perché lo vedevo un po' teso. Amore, questo è quello per fare la panna montata. Lo dici tu. Oh, fame! Oh, fame! Allora, posso dire che è la prima volta che Sasha mi prepara una cenetta, addirittura primo e secondo per noi. Spero arriverà anche il lume di candela, visto che è una cenetta romantica. Diciamo anche con Sasha di romantico. Contenti, no, così non ci sono le candele. Ecco. Guardatelo come lavora, ravana, estra ravana. Vola il tempo, eh? Vola, sì. Ti arriverà una roba che farei, mamma mia, wow, wow, wow. E il cibo è pronto! Non vedo l'ora! Oh mio Dio, amore, chiudo gli occhi. Olle! No, mi hai fatto anche il cuoricino con... Sì, sei un po' storpiato. Allora, l'impiattamento è fantastico. Posso chiedere una cosa? Sì. Se avevi fatto i fusilli? Sì. Perché? No. Ora sono delle trofie. No, penso tu ti sia sbagliata. No, no, sono convinta che tu abbia fatto dei fusilli. E queste sono palesemente trofie. No. Ah, ma tu dici la pasta... No, ma quella è solo decorazione durante la cucina. È solo una roba per far vedere che il lavoro va avanti. Che le trofee stavano meglio. More, dai, sono pronta, tieni. Vai. C'è un ordine? Non so, il primo e un secondo. Allora. L'hai messo il sale? Certo. Grazie a me. Ma nella pasta l'hai messo? Certo. La pasta è buonissima. Ah, ecco, non facciamo le sofistiche. Un filo di sale, ma è molto buona anche. Sì, vabbè, ma lì va da palato a palato, ma sì. Quanto vai, salmone? Ah, pure il salmone, vai. Carote è un tocco di classe, eh. Non mi vuoi sposare. È buona? 50 euro. 50 euro per sposarti, ci sta. No, 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 50 euro il piatto. Ma chi ve prepara una roba del genere? Ci sta pure il Philadelphia col salmone che è... Benessere. Raga, mi raccomando, se avete qualche amico, qualche papà chef, fateli vedere il mio video, sicuramente farà il 10 lode. Potete iscrivervi al centro, guardare altri miei due bellissimi delati. Grazie a tutti per aver visto questo nuovo video che non so se inizierà come una serie, a cucinare agli altri. Ma ti consigliere cosa fare in un altro video? Neanche morto, io sono chef, io conosco le ricette. Però se volete consigliarmi qualcosa nei commenti fatelo pure. Sono di qua. Vi potete iscrivervi al centro a guardare altri miei due bellissimi delati e noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry! Stay animal! Fisci un cuoio, fisci un cuio, fisci un cuio. Aia, me l'hai messo in bocca.